Sapor di cioccolato rende il latte prelibato. Casque! Virtuale, sì, oggi ancora, siamo... ancora qua, ancora con Kylo Ren. Allora, oggi facciamo un'altra mug cake, sempre su richiesta, una mug cake buonissima, la mug cake al Nesquik. Quanti di voi hanno ricordato il jingle della Nesquik degli anni 80? Veramente, quanti di voi? Così. Solamente voi, perché io non lo ricordo. E quindi spostiamoci di là e andiamola a fare. Andiamo. Ed eccoci per creare la nostra mug cake al Nesquik. Siamo contenti. Tu soprattutto, perché è per te, giusto? Certo, certo. Bene. Nesquik è cioccoloso. Sì, cioccoloso. Allora, questa è una mug cake leggermente più strong, una super merenda, o meglio ancora una super colazione, perché a calorie qua saliamo un pochettino. Quanto siamo? Tipo un non milione? Lo so, non le contiamo, è troppo goduriosa. Benissimo. Per contare le calorie. Vai. Un uovo. 4 cucchiai come questo, quindi 4 cucchiai normali di farina. Io di solito la uso 0, oggi non ce l'ho, proverò con la 00. Proviamo. Un po'. 4 cucchiai di zucchero, eccolo qua. 4 cucchiai di Nesquik, eccolo qua, al cioccolato, sì, vabbè, se dovete la fragola potete anche provare quella alla fragola. Mezzo cucchiaino di lievito per dolci, 2 cucchiai di latte. Latte. Io lo uso parzialmente scremato. Ma questo è scremato? No, allora lo cambio. È cambiata la confezione nel frattempo. Sì, perché quella era scremata. Magie. Parzialmente scremato. 1 cucchiaio di olio di semi, io ce l'ho di mais. E basta. Questi sono gli unici ingredienti, diciamo, e così, forno che microonde. Ci servono. Ma lo potete fare microonde. Anche in forno normale? Anche nel forno normale con sarà. Una tazza di ceramica per 15-18 minuti a 180 gradi, stando attenti quando lo prendete a non prenderlo così, se no rimanete un tutt'uno con la tazza. Certo. Allora, cominciamo subito. Come prima cosa mettiamo l'uovo in tazza. 4 cucchiai di zucchero. Questa volta li faccio abbastanza rasi. 1, 4, 4 cucchiai di Nesquik. Ehi, ciao! Ciao! 4. La mamma ti sta facendo la torta in tazza con Nesquik. La vuoi la torta con Nesquik? Ma non è questa la mia tazza, io volevo quella nera di casa. Quella è a lavare. Quella è a lavare, il soprammesso è questo. 4 cucchiai di farina, 2 cucchiai di latte e mezzo cucchiaino di lievito. Quindi rimestiamo il tutto. Amalgamato tutto, aggiungiamo un cucchiaio di olio. E voilà. Perfetto, e continuiamo ad amalgamare. E continuiamo ad amalgamare bene. Andiamo in forno. Guardate che bella liscia. Il microonde ha fatto tin, ma è anche successo un gran casino, lasciatemi passare questa parola, perché la mug cake era piccola e ha cominciato a trasbordare tipo quindi blob. Riproviamoci. Aspettate, riproviamoci, però l'ho assaggiata ed è buonissima, quindi aspettate. Ho versato l'altra mug cake in una tazza più grande, per intenderci vi faccio vedere la dimensione. Certo, visto, quindi usate tazze, usate grandi, tazze grandi, vi faccio vedere la mia mano. Va bene, basta, grandi. Non capito per facilità. Tazze che abbiano la capienza di questa dell'IKEA, che è strafamosa, qua ci va. Nelle mug cake, quelle più sottili, no, o dimezzate la dose, perché sennò proprio va ovunque. Comunque buona. Allora, mettiamola 2 minuti e mezzo e aspettiamo che faccia tin. Il microonde ha fatto tin. La usciamo. Perfetta. Ed eccola qua, giusta al bordo, come si suol dire. Vediamo un po' com'è venuta? Sì, dai. Prendo la cucuia. È morbida, cotta, cotta e morbida, wow, calda, cotta, morbida e calda. L'assaggiamo, ma già l'abbiamo assaggiata, abbiamo assaggiato quella là ed è buona. Buonissima. Ok, quindi mi raccomando, anche voi fate questa mug cake al Nesquik. Vi lasciamo le foto e ci rivediamo dopo. Ciao. È buonissima, ciao. Bene, avete visto com'è semplice fare questa mug cake? Basta avere sempre forno a microonde e il Nesquik. Molti di voi si lamentano che non hanno il forno a microonde. Lo possono fare nel forno? No. Sì, la potete fare nel forno se la tazza
resiste al calore e soprattutto però i tempi si allungano, diventano circa 15 minuti per la cottura. Quindi, insomma, fate sempre la prova a stecchino, infatti, quanto un muffin. Bene, bene, detto ciò, noi portiamo Kylo Ren a divertirsi un po' in giro e a spaventare le femminucce. Bene, ci vediamo presto! Sulle vostre tavole! Ciao! Saluta Kylo Ren!